Che cos'è food pharma? Un tema di solidarietà e un tema di competenze. Queste sono competenze dei ragazzi e competenze delle aziende. Sono entrato senza conoscere il food pharma. In realtà è stata una sorpresa perché penso sia una delle poche scuole agrarie del territorio che permette di fare questa esperienza che io trovo particolarmente interessante ed esaustiva. L'ispirazione è venuta nel 2015 quando il Ministero ha emanato un bando per la realizzazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, LTO. Dovevano essere dei luoghi di apprendimento innovativi dove fare una didattica nuova in sinergia con le imprese del territorio, valorizzando le produzioni locali. Quindi abbiamo pensato, siamo nella Food Valley, coinvolgiamo le aziende del settore agroalimentare, valorizziamo le filiere tipiche del nostro territorio, che sono quello della panificazione, lattiero-caseari, la trasformazione del pomodoro, quindi le più importanti filiere, e creiamo questo luogo di apprendimento dove i ragazzi possono appassionarsi al lavoro che potranno poi fare nel futuro e conoscere concretamente come funzionano queste tecnologie. Quando il progetto venne presentato a Barilla, vi fu l'ingegner Copersini che, sentendo tutta questa nostra iniziativa, quindi il fatto di realizzare tre linee produttive all'interno di questa struttura, ci guarda e ci dice: bene, se state realizzando un'azienda, anche se è formalmente un laboratorio di una scuola, quindi proprietà di un ente pubblico, lo dovete gestire assolutamente come fosse un'azienda. Quindi facendo un piano industriale ed un piano commerciale. Quindi è uno dei, penso l'unico caso che io conosco nel quale è una struttura di educazione che attraverso la vendita di beni e dei servizi che produce direttamente attraverso i ragazzi riesce comunque a sostenersi economicamente. Abbiamo creato un ambiente di apprendimento innovativo dove i nostri studenti possono fare alternanza scuola-lavoro di qualità. Non tutte le scuole in Italia possono vantare di vendere un prodotto dolce, salato, che porta il marchio Food Pharma e il nome della scuola. Secondo me Food Farm ha dato un'opportunità in più agli studenti, che è quello del saper fare. Io lavorando qui ho avuto la conferma di quello che volevo fare, cioè continuare gli studi in tecniche alimentari, perché questo è un laboratorio di ricerca fondamentalmente, nasce per quello. Quindi loro vedono un prodotto da come nasce fino all'etichettatura e allo stoccaggio in magazzino, quindi il ciclo completo. La classica domanda: perché studio questo, cosa mi serve? Qua non viene fatta. La consiglierei per cercare di far capire ai ragazzi cosa vogliono veramente dalla vita. Qui è un'attività che lo mette in prima persona subito, perché interagisce col docente della scuola nella creazione. Siamo comunque divertiti, abbiamo visto un altro lato del lavoro che ci aspetterà. È stato molto anche diverso, diciamo, dalla quotidianità che abbiamo avuto anche negli altri stage, per esempio. La cosa bella del food farm è l'entusiasmo, cioè quando tu vedi i ragazzi lavorare qua dentro, sono ragazzi che sono entusiasti del lavoro che stanno facendo perché loro sanno di essere coloro che seguono la produzione dall'inizio alla fine, quindi sentono di fare qualcosa che è loro. Credo sia un'ottima opportunità per imparare sia a stare al proprio posto e imparare, sia a mettersi in gioco. Quindi ti aiuta molto a decidere anche quale ramo scegliere di questo lavoro. In questo luogo apprendono anche un aspetto solidale. Lo chiamiamo noi Food Farm Solidale. Questi ragazzi non devono solo imparare a fare, ma devono imparare ad essere nel mondo i nuovi adulti che hanno in mente non soltanto di far bene un mestiere, ma che questo mestiere abbia l'orizzonte della società, del mondo. Le due anime della società, che sono del welfare, diciamo così, che sono la sanità e la scuola, che si mettono insieme ed è, come, scusatemi, è banale, ma è tanta roba. Cioè, potrei concludere così, è tanta roba. I ragazzi
sono veramente molto entusiasti perché sanno che il frutto del loro lavoro in qualche modo ha contribuito anche ad aiutare queste famiglie meno fortunate. E poi diventa un po' il tuo mondo, diventa un po' casa tua. E così.